Scusi, ma lei qua legge proprietà privata? Mi vedete con la telecamera? Sì, ma lei legge proprietà privata? Sì, io vengo a casa sua, intendo. Ma non è casa, non è questa casa è sua, questa è dell'ama, oh. Questa l'ama è del comune, no, l'ama la pago io. No, questa no, è io da follia, qua fuori dai. Posso dire quello fuori che voglio. Posso dire quello che voglio. E perché? No, da fuori. Ma non c'è un veto, non esiste, non si è mai sentita allora, sta cosa. Sono 20 anni e faccio. Direttamente alla discarica di Rocca Cencia, che oltretutto è commissariata, mi dicevano i ragazzi che hanno chiesto pure un ampliamento, nonostante sia commissariata, ci siano una serie di problemi, eccetera, qui su Lunghezza, Castelverde, tutta sta zona, si vocifera dell'ampliamento. Adesso andiamo a vedere. Siamo nel famoso distretto di Rocca Cencia. Una delle discariche più discusse insieme a Malagrotta. Se vi potessi trasmettere la puzza che si sente, mamma mia, giuro, allora, chi vive qua non può resistere più di 5. Ragazzi, una puzza fuori dal mondo, fuori dal mondo. Io non ho mai percepito così tanta puzza. Chiudi i finestrini, oh. No, no, mamma mia. No, basta, basta. Chiudi, chiudi, leva la macchina. Questa è Rocca Cencia, se tu vai alla via più di là, ci stanno i cadastri di immondizia. Sì. Cavolo, ti fa 10 metri, buttala. Invece di essere i più puliti, siamo i più sporchi, capito? Comunque, siamo arrivati alla discarica di Rocca Cencia, una discarica commissariata, dove la puzza è fuori dal mondo. Mattia mi ha fatto dalla macchina io i gesti. Già detto, allora senti, ma non era meglio quando stavamo con i pregiudicati a fare criminali? Guardate, il sociale è difficile format, perché quando arrivi in un posto del genere non puoi rimanere indifferente, basta solo la puzza. E sta puzza, ragazzi, è fuori dal mondo. No, purtroppo è quello che in video possiamo documentare tutto, tranne ma che la puzza, ed è veramente esagerata. E io mi chiedo, sti poveri cristiani che abitano qui, come fanno? Comunque, lui mi stava a dire una cosa e c'ha ragione. Allora, qui c'è la somma di tutti i fattori. C'è una discarica commissariata con sacche problemi, perché se no non puzzerebbe così. C'è una strada dove buttano di tutto e di più, perché la gente si sente ormai autorizzata a buttare tutto, nonostante la discarica qui. Ci sono i rifiuti tossici interrati in diverse zone di quest'area. E c'è pure un traffico assurdo, perché aggiungi pure quello, perché tutte ste macchine, e noi ci abbiamo messo... Oh, so quasi le 7 e noi ci abbiamo messo un sacco di tempo perché strade piccole, traffico e confusione. Guarda, stanno arrivando proprio... Salve! Salve! Cosa state facendo? Stiamo facendo un servizio. No, qui non potete stare. Perché? Ma il motivo? È piazzale da... Signor Cicalone! Salve! Buonasera! Ci potete stare qui. Ma perché? È un'area privata questa? Sì, dell'ama. Ma fino a dove? Tutto il ma l'AMA però è a gestione pubblica, è no, municipalizzata. Mi spiace, ma la può spingere per favore? No, no, sta riprendendo noi per nostra tutela, stai tranquillo. Cioè noi lo facciamo anche per voi, nel senso che... Capito, voi non ci potete stare. Però scusi, guarda, siccome questa è stata una discussione già stata fatta in un deposito dell'ATAC, hanno detto le stesse cose, non si possono fare riprese, hanno chiamato le forze dell'ordine, perché giustamente voi non potete fare nulla. Le forze dell'ordine, sapete cosa ci hanno detto? Che se voi facevate venire forze dell'ordine qua, era procurato allarme, perché noi non stiamo a fare nulla di penalmente rilevabile. Ma lei le chiama, però non vengono le forze dell'ordine. Allora, perché noi io purtroppo... No, io ve lo dico, perché già è successa questa cosa. No, è successo qui con le Iene. Sono le Iene, non ho mandato in lì. Senza storia. Però noi non siamo le Iene. Ho capito. Io sono cittadino. E non ci potete stare ugualmente. State facendo i video. State riprendendo, perciò non ci potete stare. No, no, vabbè, ma no... Scusi, Allora, io gli dico, se lei deve andare lì, bene, se no io sono costretto a chiamare le forze dell'ordine. Siccome io con la polizia ci ho parlato di questa cosa e mi hanno detto si chiama procurata allarme. Però, però scusi, qual è l'articolo di legge del codice penale? Allora, se io vengo a casa sua, mi rimetto di Ma io allora lei qui, scusi, ma lei qua legge proprietà privata? Mi vede con la telecamera? Sì, ma lei legge proprietà privata? Questo è dell'AMA. Sì, ma dove sta scritto? Dov'è scritto? Che cos'è sta roba? Questo è di questo qua, parcheggio riservato ai residenti. Questa, se io vengo a casa sua, intendo Ma non è casa, non è casa sua, questa è dell'AMA, oh. Questa l'AMA L'ama è del comune, l'ama la pago io. No, qua dentro, è proprietà privata. Di chi? Allora, mi chiami le forze dell'ordine? Dell'ama. Dell'ama. Sì, e loro che è del comune. L'ama è municipalizzata, è della proprietà del comune. No, io non voglio fare una discussione, voglio capire con voi, perché siete... Se è stato tolto,
Perché qui dentro è piazzale dell'Ama. Sì, però ma se la gente... Scusa una cosa, visto che... Ma è violazione di domicilio questa? Ce l'hai un foglio che qualcosa che potete attestare? Beh, sicuro rispondere a quello che... No, io sto a fare delle domande, Allora, scusatemi, io vi ho chiesto dove sta scritto... Scusa un attimo, dove sta scritto proprio... Sì, c'è anche... Ma voi ci avete detto, infatti. Io non vedo perché vedo i video. Allora, riascoltiamo quello che abbiamo da dire. Però a me quello che mi dici non lo voglio manco sapere. È perché te ne frega niente. Voi qui mi mettete in disagio a me. C'è un disagio. No, ma perché a me stiamo a fare un favore pure a te. No, a me non mi serve. Noi stiamo a fare un favore pure a te. Se qui viene in ispezione, no? E mi trovo a voi che state così. Ma non stiamo così, noi stiamo facendo tutto un po'. Vabbè, voi siete venuti a dircelo. Allora, sicuramente è importantissimo, ma fa lì. E certo, se vieni da là, almeno se... No, io non posso fare il lavoro tuo, mica... Ma mica te stai... Dai, 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 noi creiamo problemi, su. È proprietà privata. Non te voglio mettere a disagio, che esce? Non te ci metto, non te ci voglio mettere a disagio. Vabbè, dai. Se mi fate sta fuori, andate là. Noi te lo fammo il foglio. Se c'è arrivo la polizia. No, vabbè, noi non te creiamo nessun problema, però è tutto ridicolo. Scusa, però una curiosità mia personale, non si può riprendere l'edificio? Ci vediamo, metto nella zona. Stare. Ma se io mi metto il zoom posso ripiare. Fuori potete fare come vi pare, qui no. Ah, fuori potevamo riprendere io qua. Io purtroppo quella... no, quello che aver finito Salvini, io Salvini non ho fatto entrare. Davvero? Sì, ma non ho fatto entrare. Nessuno te però. No. È proprio Salvini con tutti i compagni su qua. Io l'ho mandato via. E c'era pure la polizia, l'ho mandato via. E scusa, e com'è che allora se ci fanno entrare c'è il parcheggio è aperto così? Il parcheggio è riservato per l'Ama. No, lì, però all'entrata anche non questo. C'è scritto. Però non c'è scritto. Ma questo è proprietà privata. Però ci dovreste scrivere. Lo sai per dirti, no? Una palestra lo sto io, no? E non si poteva parcheggiare per col fatto che non c'era esposto nulla. Ci hanno dato un... ci hanno detto che dovevamo esporre. Ma dove sta per esposto comunque? La fermata no, il marciapiede quello mica è vostro, dai. Ma la fermata dell'autobus. Ma la fermata dell'autobus. Qua stiamo. Però qua no. Se te metti qua, ma come ne fai? A me basta non mi riprendi là. Perché se mi riprendi là vuol dire che mi stai a piangere. Che vuol dire là? La posso riprendere qua però? Siamo su strada. No, tu mi stai riprendendo lì. Non lo che scelto? Io da qua posso riprendere. Ma che vuol dire? No, aspetta, buono, scusa. Vabbè, allora, questa è follia, dai. Io da qua fuori posso riprendere quello che voglio. Qua fuori posso quello che voglio. E perché? Da fuori. Ma non c'è un veto, non esiste, non si è mai sentita questa cosa. Sono 20 anni e faccio riprendere. Allora, mettete qui. No. E non devi dire che nel parcheggio dell'Ama c'è sta la Mondezza. Ecco. Assolutamente. È una cosa che manco non c'è puzza non c'è. E Mondezza non l'ho ripresa l'odore. Scusate, riprendiamo da qua, per correttezza anche nei confronti di chi lavora così. Allora, ci siamo spostati qua perché il parcheggio dell'Ama è off limits, la sede dell'Ama è off limits, però noi siamo venuti qua a raccontare una storia che sinceramente dovrebbe interessare a tutti, perché se l'Ama puzza, perché se ci stanno problemi, perché se ci sono tutte queste situazioni, automaticamente noi veniamo e le raccontiamo. Poi la minaccia è sempre la stessa, chiamo la centrale operativa, chiamo le forze dell'ordine, chiamo tutti quanti, ma io sta legge che proibisce di fare le riprese qua non l'ho mai capita, come non l'ho capita in altri posti che ci sono stati contestati. Questo impianto è malfunzionante. Ad oggi è stato commissariato proprio per quello, perché non funziona bene. Perciò loro che cosa gli hanno detto? Devi lavorare al 60%. Ad oggi ti posso dire che se tu entri là, l'impianto è non funzionante al 100%, ma al 200%, e non riesci a smaltire tutti i rifiuti di Roma. Ecco perché tu vedi tante volte nei cassonetti tutti montagne di rifiuti. Cosa dice la Regione Lazio? Stanno facendo un progetto per ampliarlo Rocca Cencia. Ma ad oggi noi qua, che sono 50 anni e fanno manifestazioni contro Rocca Cencia, non ce lo vogliamo. O comunque sia, loro fanno anche la trasferenza, che è un centro di stoccaggio o comunque di deposito rifiuti, e senti questa puzza perché rimangono mesi e mesi lì a decomporsi, capito? Come fanno a lavorare qua poi questi? Io dico solo che l'incidenza tumorale in queste zone, e non lo dico io ma lo dice proprio l'ASL, il centro epidemiologico della Regione Lazio, che siamo il municipio più giovane con più tumori in tutta Roma, punto. È una causa, è proprio perché abbiamo un impianto e non funziona. Ecco perché. Qui noi abbiamo le sorgenti dell'acqua vergine, che portiamo l'acqua a Roma. Tu immagina che comunque sia, capisci da te che le falde acquifere qui sotto sono abbastanza inquinate, però nessuno fa niente. Qui ci stanno dei pozzi di captazione che potete vedere che comunque sia sono veramente inquinate le acque. E qualcuno si mette le mani davanti agli occhi, o magari si attappa le orecchie perché non gli frega niente da sentire o da risolvere il problema. Questi sono sempre dei dati. Noi abbiamo fatto delle analisi, abbiamo esaminato l'acqua e detto si hanno trovato comunque dei mercuri, degli idrocarburi dentro a quest'acqua. Perciò nessuno fa niente, noi continuiamo così. Anzi, vogliono aprire altri centri qua, all'Agricola Salone. Cioè, vogliono fare veramente che Roma Est sia proprio tipo una pattumiera, capito?
vedi quelle case là, quelle sono case popolari. Stanno a 200 metri dall'impianto. Non so come fanno. Non so ma come tu, fanno. Tu, comune di Roma, ci metteresti in Cristiano lì dentro? Sapete cosa succede? Quando arriviamo noi, casualmente, arrivano i super controlli, guardie giurate, di tutto e di più. Quando invece non ci stiamo noi, qua sotto hanno buttato di tutto. Allora, scusa, avete visto? Noi che arrivavamo, sono intervenuti subito, ma quando vengono a buttare la monnezza non interviene nessuno, è il solito discorso. È vero. Perciò quello che veramente fa sorridere è proprio questo, è che procedure di sicurezza, qua, là, solo quando ci stiamo noi, non si può fare, è riservato, cioè, solo quando ci stiamo noi. Poi, lì hanno costruito le case popolari a 200 metri dalla falda, ci stanno le attività commerciali, una puzza fuori dal mondo. Cioè, è veramente assurda sta cosa. Io sto qua da 10 minuti e mi è venuto male. No, io ho un mal di testa già. Ma andiamosene. Ma sei proprio un grande che sei sceso così. Guarda, ti stanno solo imbruttiti tutti, però. Oh. Fermiamo il traffico. Vogliamo facendo cicloni. Grande. Fermato. Oh, se, mentre facciamo il video si è fermato il traffico. Allora, abbiamo fatto uscire le guardie. Si è fermato il traffico. Stringiamo la mano. Ripeti quello che ha detto. Cioè che... Quando dovevano vendere le case, li fanno venire quando, capito? Li facevano venire quando era sera, che non si vedeva niente, che la puzza era un po' più no, bassa. No, quando non scaricavano, così c'era poi questa puzza che magari era di meno, ma tanto si sente uguale. Vabbè, ma pensa uno che si informa. Curio, regà, sono di Valle Martella, 3,5 km dallo stabilimento questo dell'AMA. Nel 2015, pure mi sono accorto che avevo un nodulo, diciamo, vicino alla tiroide, una ghiandola salivare. Alla fine ho scoperto che era un tumore, ringraziando Dio benigno, però ho perso quasi completamente tutta la parte della faccia, della sensibilità. Non sei più sensibile tu, cioè, qua. Scusa, quindi se ti tocco qua che non senti nulla. Non sento niente. Vabbè, però ti sei salvato ed è già un'ottima cosa. Anche preso in tempo. Preso in tempo. Perché le patologie oncologiche... Qui sono all'ordine del giorno. Tanta gente a Valle Martella è morta di tumore, anche persone che conoscevo, quindi... Raga, ma io veramente sto facendo con fatica a rimanere qua, Ma quanti anni c'avevi poi quando ti è sorto sta cosa? 19 anni. Cioè, quindi pure età in cui in genere queste cose, queste patologie difficilmente le vengono. Considerare che qua, solo a detta vostra, quanti ne conoscete? Tanti. Tanti. C'è qualcosa che non va, bisogna intervenire. Al più presto possibile. Allora, cari amici, qui dalla discarica di Roccacencia noi vi salutiamo perché ci hanno impedito, tra virgolette, di continuare a fare le riprese. E questa, purtroppo, è una cosa comune che avviene. Quando vai a mettere il dito nella piaga, escono fuori leggi, cose particolari che nessuno ha mai sentito. Parcheggi privati, divieto di riprendere, divieto di fare, divieto di camminare. Oh, lo sapete che ci hanno detto che pure qua non ci dovremmo stare, la fermata dell'autobus. Perché? Perché giustamente c'è il divieto. Poi quando chiediamo quale legge, è perché è privato. Privato, ragazzi, è dell'AMA. L'AMA la paghiamo noi, è municipalizzata. A me queste cose mi fanno andare in bestia. Infatti, stavo notando che ti stai un po' girando. Perciò, se ci avete altre cose da dirci, da farci notare, se volete protestare pure voi contro sto scempio, fatevi sentire, perché veramente è una cosa assurda. Scrivete grazie alla segnalazione dei ragazzi che certo. Ci hanno contattato. Poi qua è piano di gente. Grazie a voi, perché voi siete l'unica voce vera, senza censure e senza niente. Perciò grazie. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.